Seguo preparando il discorso di laurea di venerdì. Metti pronto. Metti pronto. Aspetta che ero nel... Caccia a tutti allora. Buonamattina. È un po' che non facciamo pubblic tra di noi, sì, con la gente del luogo. Un bel po', un mese. Con la gente del luogo europeo, però. Del moto? Moto al luogo. Cosa? Del moto al luogo. O la pasta, rigorosamente, al luogo. Ah, che buona. Cosa volevo dire? Ricordatevi, oggi pomeriggio Ranked di Rainbow. Esatto. Dai, Ranked, allora, se volete vederle, da invidia. Due cose che vi ricordiamo velocemente prima di iniziare. Giusto. La prima è appunto che oggi pomeriggio da Nvidia alle 3 sul canale Italia di Nvidia facciamo le ranked di Rainbow Six. Sul canale Six. Italia. Eh sì, perché no, c'è anche quello Nvidia tedesco, italiano, quello francese, quello. Noi siamo più quello Nvidia italiano. GeForce perché i francesi si sa po. E invece per quanto riguarda un'altra cosa importante, oggi uscirà un video su un evento che si terrà in Toscania. Che farà i noti precisamente a Firenze, Su, al Media World di Firenze. Mi questo raccomando, sabato. Guardatevi il video perché è una cosa molto importante. Esatto. Eh sì, questo sabato, venite. Tra l'altro, i noti verrà pelato questo giro. Ma no, dai. Con la barba al posto dei capelli, però. Dai, no. E io sono già pelato, Lo lascio come speciale dei 100.000 iscritti e faccio vedere. Mi sono rasato i capelli. Minchia, hai voglia. L'ha detto, però, Dai 100.000 iscritti, Marco si fa pelato. L'ha detto. L'ha detto. No, non lo faccio perché non sono così famoso come gli altri youtuber. Anche, io ho aperto la finestra, ma mi arriva la vista fresca. Sai perché? Perché ho controllato i tuoi orari di lavoro e ho deciso, ah, vedi, sabato non c'è lui. E quindi ciao, è sabato. Ciao, bella. Come? Dove scendiamo? Ma schifo questa mappa, ho già fatto la cacca io. Andiamo su punto Jewel Water Treatment. Va bene. Dov'è? Qua almeno sotto. Moriamo e cambiamo mappa subito. Immagino ma perché ti butti? Non è Fortnite. Ma perché non è Fortnite, Marco? Dai, mi sono buttato io, mi sono buttato. Ah no, Marco si è buttato veramente troppo in là. Ma vedrai che adesso... A 100.000 abbandona Charlie. Esatto, sì, dai. Ma ormai ho finito il gioco, quindi non vale più quella cosa. Lo riapri, lo abbandoni. Abbandono il gioco direttamente ormai perché ho finito. Tra l'altro devo fare... Magari giovedì pomeriggio faccio una lives, magari. Dai, andiamo avanti. Vai, detta. Ma giovedì pomeriggio è pericoloso, Marco. Come mai? Giovedì pomeriggio cadono gli asteroidi sui PC. Cosa? Perché? Rurzak, 14 grazie, mesi, Rurzak. Ma adesso si può bannare pure. Ma la sono sub. Arrivato incredibilmente giusto, grazie. Comunque. Viene fuori il simbolo di ban. Bravo, sbagliato. Sono arrivato giusto. Ma sono qua. Ma c'è qualcosa qua? Ma io che cazzo ne so? Un edificio c'è. Ci sono due voi, pantaloni. Com'è possibile? Facciamo le due nemici. Dai, ci sto. Ma io tremo, una granata schifo sul brivido. Ma fa freddino, qui. Tremi. Perché ho aperto la finestra? Sono un ho una granata e non ho paura di usarla. Il sole. Io ho un M4. Ma credo non ci sia nessuno. Io ho un pompa a ripetizione. Nessuno, no. Esatto, Alex. Penso l'abbiano fatto per quello. E ho un chi? Falcetto. Una polisvesta. Hanno fatto chi e che cosa? E il fatto che puoi bannare anche la scritta dei sub adesso in chat. Sì, grazie al cazzo. Ci voleva tanto, porca troia. Ho sbagliato. I coglioni. Ah, ancora, è successo un'altra volta. Mi sono subato, ma non mi esce condividi. Ma sì, è uscita MacGyver, ti abbiamo anche ringraziato. Signor sì, MacGyver, è uscita. Ti abbiamo ringraziato. Buongiorno, salve. Sto bene? Quindi nessuna speranza di vedere c'è qualcuno una, di voi al Torino Comics. Io forse vengo sabato, forse. Anche dico, io. Poi non credo. Ma io veramente... Scusa, se voglio venire. Vabbè, io probabilmente sabato, però vi faccio sapere all'ultimo. Dottore Mitra, ma vaffanculo, va. Io non ho niente, ho solo una granata. È una balestra, la volete? Io non mi rido, no. Io ho l'ump. Lump, digi di boom. Lumpa. Ah, ok, tranquillo, MacGyver. Dove... Dobbiamo andarcene, comunque. Ma guarda, adesso andiamo via a parlare. C'è una macchinina rossa. Ma dai, ho perso la vita, porca mignotta. Voglio vedere qui sotto se c'è qualche cosa. Ah, sei matto. Energy Drink. Una cosa gigante. Prendi sapendo. Chi è qui? Mark, prendi l'Energy Drinkles. Arrivo un attimo. Io non c'ho più lo spazio. Io non ho lo zaino in realtà, però. Neanche io. Infilarmelo lo stesso nel der. Dai, non c'è niente. Tra l'altro oggi usciva un gioco, amici, su Steam, una battle royale free to play che sono curiosissimo di provare, magari fa schifo, Io non ho però ancora sono... un
Uno sono zaino. Abbastanza curioso non di provare. Nessuno, non c'era gli zaini. Io ce l'ho. Non vi sto dicendo come si chiama, non per lasciarvi hype, ma perché assolutamente non me lo ricordo, quindi non... So che è una cosa ispirata a mezza Saints Row, mezza... Tra l'altro non c'entra un cazzo, però... tra l'altro... Perché prima parlavamo anche di Far Cry. Ieri ho visto un video su Facebook, un video di comparazione dei dettagli tra Far Cry 5 e Far Cry 2. Il 5 è una merda. È meglio il 2, sì. Per cazzo, il 2 c'ha un botto di dettagli. Sì. Ma cioè, è tutto distruttibile quasi. Sì, sì, sì. Cioè, se spari alle piante, gli rompi foglia per foglia. E madonna. Sì, no, vero. Qua, livello 2. Qua. Cioè, gli rompi rametti, rametto per rametto, gli... Cioè, su Far Cry 5 non ci sono neanche... Se spari al vetro della macchina non si fanno i buchi. No, si rompe direttamente. È vero. Andiamo... Stanno sparando come i tori qua. Ma io dove? Sono... Non so, metto mi sono spostato senza dirvi niente, effettivamente. Forse ho sbagliato, ma... Sei pazzo, forse? Sono... Vabbè, sono più in giù. No, io sparo. No, sono più in su. Dove cazzo sono? Non lo so. Ah, sono dove Gezer, quindi l'unico stronzo è Marco in realtà. No, sto andando, mi sto muovendo verso la sacca. È un'arma? Gezer, se vuoi ho una pistola. Bro, quella tutta ce l'ho. Per te. Quella ce l'ho, però. Andiamo verso il giallo un attimino. Beh, sì. Verso la safe, grazie. Eh sì, Marco. No, perché siete tutti a sinistra, mi sono da solo. E che qui a sinistra stavano sparando. Maggior ragione stare lontano. Ma io non ho il mirino. C'è una macchina? Ti vengo a prendere, dai. Ma poi tipo dicevo, anche le animazioni di quando ti curi su Far Cry 5 c'è solo quella che ti bendi. Non lo so. Sì. E cioè sono andate sempre via calando. Perché sì, cioè, mi ricordo che sul 3 ce n'era qualcuno di più. Ma perché hanno pompato ma sulle altre cose tranne sul 2 erano veramente tante le animazioni di quando ti curi. C'è qualcuno con la macchina sono dietro io, sono io. Che testa di cazzo, Marco. Ho detto, Marco investe moro tra tre. No. Ma è una mosca, cos'è questo? Aspetta, Liezar, forse qua c'è qualcosa. No, è uno scalino. Ci sono delle bende. Cosa c'è lì? Venite. Andiamo al capannao. Sì, gatto. Anzi, andiamo alla safe, c'era anche quella che ti toglievi il rammetto dai mezzo alle dita. Mamma su Far Cry 2 ce ne sono. Spegnevi il sigaro sulla ferita per cauterizzarla. Che ti togli il proiettile, ci sono tipo 5 animazioni con 5 buchi diversi nelle parti del corpo. Andare piano che in una addirittura c'hai un buco che ti passa da parte a parte del braccio e ci infili il dito per intero per far uscire il proiettile di là. Dall'altra parte. Che male. Poi c'era. Ma siamo sicuri di voler passare di qua? Il chiodo in mezzo alle dita, robe così. No, ma infatti dico anche su Far Cry 3 non erano poche le animazioni. Sto cercando 5, uno scopo per andare di là, però non lo so trovando. Un po'. Ma no, aspetta che siamo ancora... Non ci abbiamo un cazzo, effettivamente. Ma pure ci ruba la macchina o... E vabbè, ci sbatto culo, della macchina. Gli sbarro. Qua c'è uno zaino, se qualcuno non lo avesse. A me. Quella stanzetta qua. Ero livello 2. E le hanno tolte sì per un motivo. Cioè, facciamo quelle di Far Cry 2 facciamo veramente caccare. Vabbè, la cosa è che Far Cry 2 di 10 anni fa ormai. Vedi chi completo. Ma infatti non è neanche invecchiato così tanto Maxwell. No, forse non è 10 anni fa, forse un po' meno. Ostia, me lo ricordo vecchio. Beh, effettivamente ci sono stati 4 Far Cry in mezzo. Cioè il 3, il 4, il... Io Primal, sono il 5. Però forse calma, è Esprit, questo qui. Io si è svegliato adesso, Esprit. Sì, infatti ero a cagare. Cagami. Perché si sa che dorme nel cesso lui. Chi dorme non pide prendi. Sì. Che fa benissimo allo scroto, Morelli. Beh, immagino, te lo allunga. Esattamente. Te lo fa più elastico, più gommoso. Sì. Qua mi sa hanno preso già le cose comunque, non sto trovando niente. Un zaino livello 2. Ma io non ho ancora trovato un cazzo qui, in questa città di merda. Ma hanno ridotto i loot, secondo me, perché... Ma Luca, questa mappa che era io. Merda. Beh, è un po' una merda la mappa, Da una parte, a parte che sì, lo dico da una vita io. È uscito 10 anni fa. Marco? Stavo sparando. Allora, Marco non l'ho noccato con 3 colpi di pompa addosso, quindi non so... ma sei troppo lontano, non posso...
Ero dentro il suo sedere col pompa e non... E c'ho pochi colpi. Andiamo avanti. Proviamo insieme. Ho sparato tre colpi, tutte e tre sul petto, niente, non c'è stato verso. Dov'era? Era su una scala, forse meglio, forse. Era in cima alla scala dove sono morto. E si starà curando perché avevo il medikit completo, quindi... Merda, ma senza colpi. Vorrei... Ti pare? Qua c'è la scala, Lieter. Ok, andiamo, proviamo. Incredibile, non ho veramente sbagliato un colpo e non è morto. Vorrei approfittare e ricordare che oggi alle 3 siamo sui Bold. Big. Bravo, bravo. No, fa bene a ricordarlo. C'è quell'altro. Questo scemo. Non c'ho a Marco io. Ah, ok. Ma come? Io devo ragionare a lui. Mi stavano colpito lo shot da una parte. È da solo, meglio. Sì, lo so, stavo cercando colpito lo shot. Dov'è? Lo uccido! Sono io, lo volevo impaurire. Farlo girare dietro la mia posizione. Che non c'è il comando, effettivamente c'è il comando. Ucciso. Gli ho tirato un colpo. Visto che sono servito. Non si era curato comunque, non so. Questo non si era curato? Non lo so, ma scusa, aveva... ce l'aveva anche lui. Ma magari l'ho salutato. Avevo il medikit normale e il medikit completo. Lei aveva paura che arrivasse un di oro mentre lottava. C'è un M16, Lezar. No, ma ce l'ho, ce l'avevo 4. È un per 2. Io ho il mirino, non c'ho il mirino. Io avevo il laser, il dotto. Ah, a livello 2, quindi, le munizie. Vendiamoci. Guarda com'è caduto contro il muro, tutto con gli occhi aperti, tutto sbarellato. Niente, è scomparso. Comunque è morto buongiorno, subito, Giorgia, quindi... Buongiorno. Era da solo. Cazzo, era solo. Era da solo, sto scemo. Madonna, l'UMP è davvero brutale. Fatto vicino. Quasi lo prendo, guarda. È davvero forte l'UMP. Davvero Fortnite. Un deficit di Marco. Lezar, qua c'è un... Senti, fammi chiudere un attimo la finestra, che sennò mi cago addosso. Mario. Magari. Ma questa niente. Un altro un M16, Moro, non so se ti serve. Quello che sono andato qui dalla finestra. Sì. Dai che si sale. Da dove abbiamo ucciso il tipo? Ah. Non è vero. Sì, invece. Guarda qua. Ah, qua. Eccomi. Bravissimo. Moro, c'è un M16 anche qua se vuoi. No, c'è un M4, c'ho. Forse ho un po' di... No, non ce li ho. Sto per dire, forse ho un po' di munizioni per... Devo spostarci? No. Mi butto dal terrazzo. Non ci sono... Un tetto. Ma potrei farlo. Lo faccio. Ma che fai malissimo. Ho preso, che dolore. Mark è morto, sì. Sì, Mark è andato. Sta giro ingiustamente. Sì, come l'altro giorno su Rainbow Six che... Ma Mark è morto. Che parla contro i bot. Medikit. Sono morto tutte e due le volte nello stesso modo, tra l'altro. Con la stessa frase di Moro successiva alla mia morte. Caricatore rapido e basta. Ma dammi il caricatore aumentato. Poi sono felice. Ma non c'è veramente un cazzo. No, davvero non c'è un cazzo. Basta, perché hai cantata MacGyver? 100 bits, tanto dono 100 bits. C'ho un M4 qua. Grazie mille MacGyver. Volete vincere, mi serve il mio coltellino multiuso. Prendo io. Giustamente. Uno sparo, Vi guarderò. A est. Sì, vero. Dobbiamo anche spostarci. Dov'è l'M4? Guarderò dall'alto. Cioè, non di qua, ma di là. Di là. Spostiamoci lì. Verso la safe. Ah, vabbè, no, è qua, tanto. Allora, via questo. M4. Spara, voglio vedere chi spara. Questo va qua. Vedo se lassù. Questo va qua. Questo non fa un cazzo. Via. Esplode tutto. Sì, ho sentito proprio il rumore dell'esplosione. Dove siete voi? A sud. Ma non è qua per vedere se c'è qualcosa. Boom.
Yptum. Gli Zar non stare troppo no, no, distante. No, 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 erano gli Ptum, erano? Ptumeriani. Ptumeriani era... Beh, di... No, quelli erano Bloodborne. Gli Ptum erano le persone basse, sì. Quelle... Yeah. Matthew Ryux. Grazie, 4 mesi, grazie Matthew. Grazie mille del South Park. Del South Park. Come live video ci vedrete nelle ranked su Rainbow, che è un po' che le vogliamo fare per bene. Dalle 15. Spaneremo i culi. Proveremo gli Ptumeriani erano. Che vuoi fare, Marco? Mi ricordo, era una roba che non mi sono inventato al momento. Lì... Esatto. Faremo le ranked che non vedo l'ora io. Faremo le ranked. Probabilmente faremo grandi figure. Aspettiamo gli Ezra. Ma guarda, ma dipende. Perché io ho giocato le ranked e se giocate le loro scalzine. Cos'è la era? No, sì, beh, certo. Cioè, dipende dalla ranked, chiaro. Hai detto, funziona un po'... Non sta droppando l'airdrop. No, è lontano. È perché siamo al board. Siamo molto okay. Classificati con arcobaleni, eh. Cioè, proprio dalla nazione. Quanti stanno morendo fuori, governo. Scusa? È abbastanza. Dov'è l'aria? Mi sa che erano a fanculo. Comunque, amici, io vorrei un gioco basato su The Purge. Su The Purge. The Purge, sì. No, vorrei un gioco su The Purge. Tipo, no, tipo che la notte tu devi sopravvivere alla notte. Magari, che ne so, anche con i tuoi compagni arriva la gente che vi spara e vi vuole uccidere. Perché è la notte della purga e voi vi dovete nascondere. Arriva con la peretta. Arriva con la pura fa beh. In verità puoi anche cacare? Fare che sei tu che vai in giro a uccidere. O anche sì, è al contrario. Cioè, magari la modalità che puoi fare... Beh, ma potrebbe essere... Sai che potrebbe essere veramente un gioco... Potrebbe essere una battle royale, effettivamente, dove non per forza vince chi... No. Chi arriva per ultimo, però chi sopravvive. Cioè, si può vincere anche di più. Riuscire a sopravvivere, però naturalmente sì, no, se... E non è sosso questo. Chi arriva entro la fine delle... Anche perché poi no, comunque chi è contro di te non è che è uno zombie stupido che ti viene addosso. E comunque alle armi spara anche lui, cioè. Esatto. Naturalmente in una mappa piccola, dove per sopravvivere non basta che camperi. Allora c'è un modo GTA questo trovo. Dai, Sporganic, se riesci effettivamente a farlo. Siamo qui un attimo, che siamo già nella safe. Io ho preso delle munizioni. A me l'idea di The Purge piace veramente troppo. Sì, ma sono curioso di vedere adesso il nuovo... Anch'io. La prima perché notte. Perché ogni The Purge ha delle scene che non mi piacciono per niente, ma è talmente bella la trama e tutto quello che succede che mi mette ansia che comunque li voglio vedere tutti e mi piacciono sempre. Spari sempre a est comunque. Sud. No, sì, dovrebbe essere più a est. Sono giù a battogliarlo 2. Che... Sì, beh. Sì, la Ayrton. Liezar, se hai un giubbotto livello 1, ho appena droppato uno di livello 2. Ma Mossalem danneggiato. Non mi fa impazzire. L'ho provato mezza volta, situazioni. Ma non... va là. Dai, ci sto. Non mi intriga tanto. Regolo ste case. Spero di sì. Ma perché non testarlo? No. Probabilmente no, ma spero di ehi, sì. Ehi, arriva il corriere, tanto c'è il bombardamento. Vado ad aprire. Vai, e... vai. Stai lontano dalle finestre. Tardi. Morto moro, quindi. Notte che poi stiamo fanno uscire. Hanno cambiato il mirino laser, tra l'altro. Sì, adesso sì, effettivamente è un mirino laser. Abbiamo visto il prequel della saga, infatti. Quello sarebbe carino da vedere. Quello mi interessa, per vedere come sono arrivati là. E poi in realtà ho visto il trailer... Non è quello in mente gli effettivamente di come sarebbe stato prima. Perché da quello che si è visto sembra molto come le altre. E ma infatti sembrava veramente. Sinceramente, è la prima purga. Non posso cioè essere tutti pronti con le armi. Tutti le pronti a uccidere tutti, infatti. Cioè, dai, sei un po' di titubanza. No, ma infatti. Cioè, devi essere un po' di. Cosa. Quindi posso. No, ma non solo posso. Cioè, il fatto è dovrei. È quello. Devo farlo? Cioè, un po' di morale devi averla. Non mi puoi dire che la morale non esiste. Non posso stare a casa a farmi i coglioni? Non posso? Berto... Bertolo Berto. 5 mesi, grazie. Grazie mille. Moro è ancora via, Liezar. Ah, merda. Avete dato la safe qua. Sì, la safe è vicina. Da come si dice trailer sembra davvero le altre pug uguali identica. Non mi sembra una roba cioè, così. Posso capire wow. Gli psicopatici, ma cioè, mi sì. Fa strano che sono tutti psicopatici.
subito. Sono quello. Tornato. Ciao Moro, dai che dobbiamo spostarci. Lo so, Davo, ma se mi fai la prima purga non puoi pretendere una roba così di già violenza, così, secondo me. Sì, Benny, ma non tutti i fucili vanno a sparare a caso. Ma se tu ti difendi con fucili in mano. Se in America spari a caso sempre. Infatti non, non mi pare anche molto anche per festeggiare. Giusto, giusto. Per grazie, Mark. Mark, grazie Mark. Mark, grazie Mark. Grazie. 13 mesi, grazie mille. No, che poi comunque The Purge non è un film ignorante, ha comunque una trama dietro e delle, cioè un motivo per quello che, per come è partito e tutto qua. Cioè, ha un po' di profondità. Sì, grazie no, a Ieriu. Quindi non è un grazie film ignorante splatter. Che allora dici, vabbè, chi se ne frega. Ma stanno sparando ancora da Purge? Ciao Alex. Ciao Alex, a dopo. No, hanno ricominciato da poco, quindi probabilmente ma se, ma sta, è uno che c'ha il timer nel click, scusa. Perché? Sparava intervalli troppo regolari, c'è gente su a... Poi siamo rimasti 17. A 115, insomma, la collina, no, ma tanto... siamo lontani. Ti dicono... Tutti lassù dove c'è la casetta. Ma peccato, tutti i crimini sono concessi, no? Ma perché devi per forza andare a ammazzare mai più, persone? Mai più. Ci sono un sacco di crimini che poi anche... cosa puoi fare? Stai consigliando alla gente di andare in giro a stuprare... se c'è la purga, cazzi d'oro. Cioè, senti che persona orribile. Ma anche solo rubare. Cioè, sai cosa? Nella prima purga posso immaginare la gente che va a rubare. Ma infatti, perché esatto. Dovrei uccidere qualcuno e inimicarmi? Vado a rubare gli interi negozi, divento esattamente, ricco. Esattamente, come dicevo io. No, tu intendevi stuprare le donne. Tu sì, sì, tu intendevi tantissimo stuprare le donne. Andiamo nel lucio libero. Più che altro, cioè, la cosa sarebbe, siccome la gente è stressata dalla vita... vuole uccidendo qualcun altro lo fa come divertimento, come sì, ma come cioè, toglimento di ma stress. Ma se io mi ciulo tutto allora, il negozio, Marco, cazzo, Marco, allora lo posso capire in una società in cui è normale farlo, ok? Cioè è diventata la normalità, ma non in una società come la nostra in cui mi cioè se ora mi dicono "Ah, puoi andare in giro a uccidere le persone e non ti io comunque non lo faccio. Io cioè... non lo faccio. Sì, infatti. No? È quello. A parte che io avrei problemi anche a rubare, perché sono fatto... anche se mi dicono, fallo, ma non infatti, mi sarei completamente infatti. Bloccato, comunque. A parte che... Blade Falcon, c'è la cosa del... Se le mettessero davvero la gente nel nostro attualmente, tutti i negozi svuoterebbero completamente le cose prima della purga. A parte che tanti adesso non mi ricordo esattamente alcune scene, ma mi pare che alcuni... commercianti avevano tutto un sistema di difesa con loro dentro. Sì, beh, ma se effettivamente... cioè, non è detto che... ti avverti comunque per che immagini. Arriva dalla prima, no? Anche c'era nel secondo, mi pare, il commerciante sì, che sì, parla della copertura della purga. Andiamo a andare solo la casa là. Sì, sì, spiego, però mentre c'è quella roba là, si vedeva già gente già pronta con c'era le maschere, con le trappole... Ti sparano? Da dove? No, da dove cazzo... hanno sparato a te? Mi sembrava da sopra, sì, con un SKS. No, non è sopra. È da verso... no, scusami. Moro è caduto. Verso ah, 10? Ah, era dietro la collina, è la notte di prima. Ok, qua dovrei essere al sicuro. Ah, Mario. No, qua sono al sicuro. È di fronte a me. Dove, Moro? E noi su verso 35, non so, cioè non l'ho visto, però... ho visto che arrivavano da là i colpi. Mi hanno colpito anche da di qua. Ho riparati dentro. Ce l'hai il medikit? Non li vedo. Moro, mettiti il cappellino, ce l'hai davanti. Aia, se i cappellini mi fanno schifo, per favore. Niente. Ma non capisco da dove cazzo è. Non si capisce mai da dove cazzo vieni, sparo. Vieni, aspetta. Ma è veramente brutta, eh. No, ma in generale su tutto il gioco. Sì, fammi aprire il pacchettino. Ma sei morto? Sì. Sì. Allora arrivo giù. Perché non mi vai spiegare su di voi? Dove? Paggio giù. Dietro l'albero qua, a 130 nord. 345 nord. Sopra. Là dove ho sparato, visto. L'ho colpito. Ah, ma che cazzo, io per vederlo... con le palle. Poi è veramente una stupidata il fatto di dire ma fanno così, fanno i crimini una volta all'anno e basta. E ho capito, però fanno talmente tanto danno tra bazooka, tutto bucato con i fori di proiettili, che comunque sia non vale la pena, secondo me. Però vabbè, distruggono New York. Comunque sì, ho fatto solo. Non ci sono più crimini tutto l'anno, ma si distrugge New York e tutto il resto del mondo per una notte e devi ricostruirlo da capo. Perché ci sono crimini, già vivere per quello se funziona effettivamente.
Sì, che poi infatti ti dicono loro così, ma se uno è malato sempre, non è che... Sì, anzi, andiamo via, anzi, andiamo via, no? E non possiamo. Voglia, la persona malata. Dietro, di al massimo... È proprio sbagliato tutto. Entriamo nelle case, passiamo... E penso che, fosse una cosa di... La pulca per me farebbe venire ancora più voglia la persona malata. Ah, infatti. Perché si è abituato a farlo e quindi dopo lo fa anche tranquillamente. Che se frega della legge. Mi devo un attimo curare. Comunque... vuoi spiegare se ti prego? Sì, nel trailer si vede quello, ma prima di quello si vede già gente mascherata con le trappole già pronte per ammazzare persone. Quindi sì e no, cioè c'è una... quello può hanno essere... Hanno pubblicizzato un sacco magari. Ma anche solo uno che spara con un mitra, con una torretta fissa a una casa, la riempie di buchi, hai rovinato un appartamento, devi rifarlo da capo. Ma se siete interessati alla filosofia che ci sta dietro, c'è Wisecrack, un canale americano che parla di filosofie, eccetera, che ne parla un po'. Ecco, non ci ho risposto. Effettivamente, pensala in questo modo, Marco. Tu distruggi una casa, qualcuno la dovrà ricostruire. È tutta una questione di soldi. Ok, fai in modo che chi costruisce case, chi poi crea un business come il tipo nel primo, ok, chi crea un business sulla purga, ok, sulle persone che hanno paura e quindi si comprano i sistemi di difesa, eccetera. No, chiaramente guadagnino. Spendono soldi, il governo no. Quello sicuramente, però. È vero anche che tu stai, cioè è nata così, loro ti dicono che è nata così, è nata come sfogo una volta, per poi tutto l'anno stare più tranquilli. Ma infatti è più, penso sia però più... se rompi tutto... No, ma infatti è più un pretesto dire che è nata per quello. Per quanto. Io credo sia. Ehi, scappa, cazzo! Scappa, Lietar. Sono morti sulla terra. Ti fanno esplodere la macchina adesso. La macchina sta ballando, siamo su San Andrea. Io scappo. Vai. Scusa, Lietar. Ma non capisco neanche da dove. È dalle case. Ah, è da casa. Buongiorno, buongiorno. Vediamo se ce la faccio. Arrivata la box nuova per la sigaretta. È vero anche che se ammazzi la gente perdi consumatore ogni anno, perché la notte della purga muoiono no, un sacco perché, di persone. No, il fatto è quello. Perché tu non ammazzi la gente, ammazzi la gente povera che non può difendersi. E non può comprare. Perché chi muore? I barboni. Beh, si muoiono... Ma che cazzo. È un po' la filosofia del nazismo. All'epoca uccidere i più deboli e... Ce ne sono i migliori. Cioè, tecnicamente, dopo la purga, restano solo quelli che sono in grado di spendere. Sì. No? È il nazismo dell'economia. Guardatevi. Beh, ma nel 2 in realtà usano anche robe gigantesche. Guardatevela quella puntata. Usano anche ragazzi. Torrette fisse dai camion che perforano. Sì, ma quelli sono chi ha soldi. Anzi, no, a un certo punto ci sono anche i camion del governo che vanno in giro. Mettiti in quella casa. Senti in quella casa. Ma se vi ricordate, anche nel 2 si vedeva i ricchi che facevano i giochi con la gente. Esatto. Troviamoci. Ma noi ne siete messi 9, comunque, non sono tanti. Sì, 3 sono nella cittadina, per quello che me ne sono andate. No, beh, chiaro che poi c'era la scena del vicino di casa che gli sfondava la casa col fucile a pompa, quindi tutti quanti poi aderivano. Ma stai qua dietro. Ma quinti? Sono rimasti in 8 quinti, vabbè. Sì, è vero, ma in numero minore. No, è quello. Cioè, la maggior parte della gente che muore sono quelli che non hanno la possibilità di difendersi. Non l'ho mai visto comunque, devo vederlo. Pronti? No. Aspetta. Ma quello che voglio vedere aspetta, fammi aprire una cassa prima. Come è iniziata questa cosa? Cioè, come hanno detto... Ok, questa è legge, e perché la gente l'ha presa come una cosa fattibile? Quello mi interessa, no? Cioè, come spiegano che la popolazione ha detto ok, lo facciamo. Che sono le casse dopo che le compri? Reward, ma i reward. Ah, giusto. Ah, ne compro uno anch'io. Quanti sono i film? Silver Plate. Tre, ma non cosa? Mi ricordo. No, sono...
Questo qui non è il quarto, questo non lo so, qui. O è il terzo o il sono, quarto. Sono quattro, mi sa, eh. Questo è il, io il terzo, tra l'altro il terzo mi sa che non l'ho visto. Il terzo mi sa che non l'ho visto. No, neanche io ho visto il terzo. No. Allora questo qui è il terzo, per quello non l'ho visto. Ah, ok, allora va bene. Sì, ah, no, ne sono usciti tre, quello è il quarto. La prima purga. Tre più quello che deve uscire. No, ok, allora il terzo non l'ho visto io ancora. Okay. Ho visto il primo, quello con la faccenda degli allarmi, e il secondo Fury, che è il ragazzo. Noi stiamo parlando dell'idea che c'è dietro, non, sul fatto che a me sinceramente è piaciuto. No, anche a me è piaciuto The Purge. Ci sono alcuni buchi, perché ma no, ma anche delle scene, che sono delle scene senso. Tremende. Sono delle scene fatte veramente male, però altre che mi piacciono un sacco. Sì, no, io parlo proprio del primo. Ma sì, fondamentalmente del primo. Non è un film, non è un film fatto bene. No però cioè, le idee che ci sono dietro sono belle, cioè mi piace sì, un film che esplora queste idee, diciamo, tutto qua. L'idea, ma vabbè, l'idea chiaramente è un'idea sì, estremista al massimo. No, Mister cioè, non serve neanche dirlo. È quello che il mondo non dovrebbe mai arrivare ad essere. Sì, è un po', alla fine è un po' una puntata di Black Mirror anche quello. Sì. Cioè, ti fa vedere un mondo distopico dove tra dei dubbi, beh, oddio, c'è qualcosa che non ha a che fare con la tecnologia, però. Esatto, sì. Era The Purge, l'ore. Ma di nuovo la mappa nuova. Che ma si sta pipì. Allora, questa volta dove passiamo? Andiamo a Peccato questo giro. Dai, Peccato. Comunque no, io probabilmente non purgherei, per quanto mi riguarda. Ma infatti è quello, cioè, come ho già detto, vorrei capire come la morale di una persona, cioè come spiegano che la morale di una popolazione, che immagino sia la nostra, tra virgolette, perché l'hanno sempre venduta come è un futuro possibile, e come vendono il fatto che la nostra morale venga buttata via per dire posso uccidere qualcuno in una notte, perché io non lo farei, perché ho una mia morale, non perché sono cristiano, non perché non si può fare, cioè non perché c'è la legge che mi dice che non posso farlo, ma perché io non lo farei. Esatto. No, d'accordo, è quello che dicevo prima. Anche se uno mi dovesse dire domani guarda, entra questo negozio di informatica, ruba tutto quello che vuoi, non riuscirei, avrei comunque... Lei, ma io non sto dicendo che non sia fattibile, la cosa che mi interessa è vedere come l'hanno fatto, come hanno cambiato la morale delle persone, quello voglio vedere, quello mi interessa. Sì, esatto. No? Che perché... So che durante le crociate uccidevano i bambini e bruciavano perché la gente. Perché c'era un altro tipo di... Esatto, ma la morale era diversa. Cioè, direi che nelle crociate c'era un obiettivo, come si dice, uno scopo di quello che facevano loro. Cioè, loro avevano in mente, faccio questo perché così è giusto, e quindi... Dici, io vengo da voi perché qua mi sono... Cioè, non è questa cosa della pioggia. Qui sei armato. Io prendi qualcosa di ho il fucile a pompa, quello pistola, canne mozze. Ah, un fucile a pompa. Può venire da me? Se io non ho no. Dipende se dove sei. Cioè, il fatto è quello. Dopo diventa la domanda del... Serve una religione per avere una morale? Per quanto mi riguarda, no. No, non è morale quella. No, quella è morale. Andare in giro a uccidere gente. Cioè, pensare di poter uccidere la gente un giorno o no. Cioè, di giorno oppure no. Per quanto mi riguarda, è una domanda di morale. Io non lo farei. No, ma infatti... Secondo me finirebbe su bella pulga. Cioè, sono tipo da noi. Tutti barricati in casa. Vabbè, almeno il 99%... Ragazzi, c'è gente qua da me. Dove sei? Tu di là. Sei l'unico isolato. Ma io non mi sti scendere anche qua, moro, attento, Sì, ma siamo almeno due intorno a me. Niente, mi ha tirato un colpo solo, l'ho colpito comunque con l'SKS. Sì, quello è vero. Infatti noi stiamo pensando... Ha colpito un po', lui non mi ha colpito. Dov'è? È qui dentro, mi ha colpito, da dietro. No, è quello là. Liezar, riesci a tirarmi su? No, Liezar, vai dentro. No, vattene, Liezar, scappa. Mi hai bloccato. Sono incastrato. E se riesci a entrare, no? No, mo. Vale Fitzgerald, grazie. Se mi copri alla finestra lassù. Dai, che c'ho anche non è alla finestra.
Grazie, Vale. Lo so, Justin, altro. Ma quello è... Aia, sono... che chiodo. Merda, sfiga. Appunto, anche meccanismo. Aspetta, 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 che andiamo assieme, fammi lo conosco, quell'esperimento. No, ci sta, infatti, però, voce... Poi, il film in sé... L'esperimento di Lucifero qual è che era? Mi sono visto anche io. Capisco che il film in sé... No, è l'esperimento di Stanford, quello... dell'università di Stanford. Sì, era quello che... In cui persone comuni vengono divise in guardie carcerati. Sì, esatto. Il professor Zimbardo. Esatto, quella roba qua. Lì è sempre stata una roba che mi ha inquietato, sì. Ma veramente ma tanto. Quello è anche il... Cioè... Ahia, ma ha messo capolavoro in mezzo, è morto anche subito, meccaniche . Di gruppo e meccaniche di potere. Vabbè, lì, ma è come lì, allora, eccetera, c'è il discorso eccetera. Del... Sì. Ci sono due film. Quando uno vince l'uno, completamente... Vabbè, uno l'ha buttato a terra. Vabbè, ma un po' quell'esperimento... Un po' quell'esperimento lo si fa anche... Cioè, quell'esperimento è un gioco di ruolo semplicemente fatto dal vivo, così. Cioè, semplicemente anche guardando... Non sono d'accordo, Solfix. Non è la stessa cosa. Gioca... Non è la stessa cosa, perché a Stanford i carcerieri avevano il ruolo di carcerieri. Esatto. Se dici puoi fare sì, tutto, puoi rubare, non vai dal singolo e gli dici tu devi rubare. Sì, la logica è quella più o meno, però sì, è messa in modo diverso. È diverso. Allora, c'è da dire una cosa, lì cambia. Tu sai, quando tu fai quella roba là, quell'esperimento là, di Stanford, dei prigionieri, dei guardi, sai comunque che è un esperimento. No, non sapevano. Sapevano che era un esperimento, non sapevano per cosa, ma il fatto è che là avevano un ruolo. Là i carcerieri avevano un ruolo. Cioè, comunque un guardia, diciamo, con autorità, non è che può fare un cazzo che gli pare, tecnicamente, come appunto su The Purge. Esatto, è quello diverso. Più che altro. Paro. Lì hai un ruolo... Scusa. Barzello, 14. Non me lo accorgo. Un torneo di Overwatch, al Media World. Poi che l'autorità gli ha tanto potere, sai, che ti cambi, è vero quello. Cioè, sì, ho detto grazie Bardo, con l'abitudine di ringraziare per la Ma il 12, sa... No, 14. No, il 14, infatti ho detto 14. Ok. 14 al Media World di Firenze, quale hai notte? Dicevi? Quello dei gigli. Quello dei commerciale dei gigli. Sì, i gigli. Vabbè, che è di lì dalla zona, lo so. Ma ancora la mappa di merda. Veramente, oh. Più ci fa schifo, più... Ma non è comunque oggi c'è un video su YouTube su quello. È proprio diverso. Perché lì è un esperimento, comunque tu lo sai che è un esperimento, tu ti comporti... Cioè, entri nel ruolo, quindi comunque fai l'esperimento per bene. Però è comunque un esperimento, non hai il completo controllo di tutto. The Purge tutti dicono fai quel cazzo che ti pare. E no, tu il fatto è quello. Cambia le politiche, forse, Bard. Non c'è un... Non devi fare una cosa specifica, tu puoi fare quel cazzo che ti pare, tu sei là. No, tra l'altro dicevo, una roba simile a quella dell'esperimento di Stanford. Cioè, potrebbe tranquillamente essere anche delle persone che giocano di ruolo. Poi chiaramente è diverso perché non è dal vivo. Un po' diverso questo. Sì, però vedi come si comportano. No, perché il fatto di esperimento è fatto di dare autorità a una persona. Cioè, quello che è l'esperimento in sé. Cioè, vedere come cambia la persona con l'autorità in mano, col potere in mano, diciamo. Non, infatti non solo. Sì, però principalmente anche. Là è un po' diverso. Ci sono tante cose all'interno dell'esperimento di Stanford. Cioè, se vuoi... Immagino, però quello... Il fatto è, una persona, se vede che un... Dove andiamo? Andiamo in palla. Dove? Ok. Che se vede che una figura di autorità gli dice di fare qualcosa, gli ordina di fare qualcosa e si sente in obbligo di seguire queste direttive, ok... Farà cose che normalmente non fa. C'è un esperimento del... non mi ricordo adesso come si chiama l'esperimento, ma è un esperimento in cui praticamente il soggetto, ok, tramite una persona che lo incitava a continuare, continuava a dare scosse finte a un attore, ma lui naturalmente non lo sapeva, che potrebbero... Cioè, lui sapeva portare alla morte dell'attore. Ok? Questo però è diverso. Su The Purge è lo stato che ti dice...
puoi fare quello che vuoi. E la banalità, sì, è un, la banalità del male è un libro sul, sui campi di concentramento. È stato fatto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, esattamente proprio per quello. Il fatto è quello, cioè, voglio capire come da quel film, ma non penso che lo capirò, mi piacerebbe vedere come sono passati da una società come la nostra, in cui io, per quanto mi riguarda, se qualcuno mi dice puoi fare quello che vuoi, io non vado in giro a stuprare, a uccidere le genti, a mettere trappole per orsi in giro per le strade. Non è una cosa che farei. Uno, perché vabbè, non ho trappole per orsi. le puoi rubare e poi metterle... Esatto, non è che vado in giro a rubare trappole per orsi per poi metterle e uccidere le persone. Non è una cosa che farei. No, no, se prendi colpi di Winchester, vai, puoi usare anche. È l'esperimento di Milgram, grazie Marco. Esatto. Grazie. Ah, non sono più. Grazie dei creep alla sub. Se siete interessati, appunto, l'esperimento è l'esperimento di Milgram. È molto interessante. È tutta roba molto interessante per quanto mi riguarda. Infatti, andrei in giro a suonare i campanelli. No, cioè. Capisco, cioè, la prima notte la vedrei più come un la gente disperata va a rubare e sì, poi viene uccisa da quelli che i commercianti, ok? Quello lo vedrei. E poi mi piacerebbe vedere come si comporta la società finita la notte. Quello sarebbe interessante per me. Perché poi comunque c'è da dire che allora l'America ha già un modo diverso di agire in generale. Anche i negozianti hanno già l'arma pronta e il grido che faccio, secondo me, per le persone che rubano, dico, il negozio. Quindi già quello è un po' diverso da noi e da loro. Infatti è un po'... Ah sì sì, potrebbe essere perché, poi anche una questione di mentalità. Da noi, se un negoziante ammazza una persona, anche nella purga ovviamente, ci sarebbe quel cazzo l'ho ammazzato. Da loro sarebbe... Sì, sì, ma se vedi, anche nella nostra società, se un commerciante uccide un ladro, viene visto meno, in modo meno negativo che se una persona uccide... No, a livello di legge, no. A livello di cose pubbliche, io ho sentito un bel po' di persone dire ma se l'è andato a cercare. No, ma riferito a quante armi sto trovando? Intendevo proprio a livello di... io ho trovato il Mini, l'M4, il car. Cioè, di mentalità proprio. Cioè, loro lì hanno mentalità più da grido facile, secondo me. Perché sono abituati ad avere molte rapine, molte aggressioni, quindi hanno un grido più facile. Da noi non sono così spesso nei negozi. Quindi magari non lo sai. Quel che vedo non mi sembra. Ti ho chiuso, Esprit. Isaac Pezzi, aspetta, vorrei. Non ti ho letto. Hai notte, vuoi il mi Mini? Mi rispondevi. Il Mini 14. Ma sì, dai, che ho un per 4. Ma lo voglio io, c'ho il car. Ma io sono cose su cui non mi documento fino in fondo perché mi mettono angoscia, tristezza, non ho voglia. Però sono cose molto interessanti. Quello l'ho visto. Però mi serve un po' di colpi. È un esperimento in sé. Ma c'era quell'esperimento là che avevano fatto anche in un museo, mi pare, no? Era tipo una ragazza che si era messa lì e potevi fargli quello che volevi. All'inizio iniziavano a disegnargli e basta, perché c'erano le penne e roba del genere. Poi l'hanno quasi torturata alla fine. Cioè, più gli lasci il tempo la gente di fare, più fa queste cose. Sì, quello comunque in teoria. Sì, anche perché magari poi iniziano a studiare, vedono... Esatto. Quindi se faccio questo, no, magari no. Quindi impazziscono. Ma era tipo, questo esperimento è successo tipo 2 anni fa, 3 anni fa, però... non mi ricordo tu. Ho un per due. Dammelo là. Ok, quello lì che hai detto tu, ecco. Quello lì è successo poco tempo fa. Non mi ricordo quando. Sì, ecco, esatto, l'ho letto adesso, sì, è quello che hai detto tu. Sì, è vero. Ah, mi è incastrato, ok. Sì, c'era anche una pistola carica, esatto, gliel'avevano puntata alla testa. No, arrivo col per due. L'ho trovato. Ah, vabbè, allora fanculo, ti cago il puntatore laser. Mi infilo nel culo il puntatore. Avete 5.56? Io non ho armi ancora, ma è incredibile. Ma perché io sono sempre sfiga in sti giochi? Cioè, la sfiga addosso. Non lo so, Hammer, quello.
Non, cioè, è proprio una mentalità, secondo me, quella. Dipende da persona a persona. No, ma è, come ha detto dipende lui, infatti. Dipende stato, dipende dalla persona, dipende. No, ma come ha detto lui, se uno vede che fa una cosa e dicono ah, ma quello lì l'ha fatto e non gli è successo nulla, allora lo faccio anch'io. Io non lo farei, cioè, è quello. Ma molta gente vede. Vabbè, ma infatti molti no, ok, io sono io, ma infatti è quello. Cioè, noi non lo faremmo. E la storia della... Ritorniamo alla morale, no? È quello. Arrivano le girelle. Poi ovviamente cosa dipende. Arrivano le girelle che corrono. Non si può dire che è da stato... Perché tu sei abituato. Le girelle, poi arriva l'eroe e gli shot. Cioè, perché anche come tu sei abituato a non tenere proprio nello stato come leggi, quello cambia molto, secondo me, anche la tua mentalità. Ovvio. Cioè, è ovvio che cambia da stato, cambia da persona. Allora, io appunto... Comunque è partito il gas. Merda, io non ho ancora un'arma. Dobbiamo andarcene, quindi, no? Vediamo. Qua c'è un buggy. Quindi io mi salvo. Ma culo voi. È vero che c'era anche il pulmino. Allora prendiamo il pulmino. No, non prendiamo il pulmino di merda. È che la safe non è vicinissimo, quindi cioè se dobbiamo morire. È il pulmino della Volkswagen. Devo morire in un pulmino della Volkswagen, non ho capito. Lo farei anche se tituberei sicuramente. Per cosa? Fare cosa? Per difendermi da qualcuno e ammazzarlo, dico proprio. Se devo difendermi la difesa la vedo diversa. Non lo so, non lo so, non trovandomi nella, non lo so se ce la farei al momento. Non trovandomi nella situa, non io avevo trovato una macchina, perché non la sto trovando? Qui c'è il pulmino della Volkswagen, qua dove siamo io, no? Ah, ce le due, ce ne volendo. Anche la benzina, però io come proprio come cosa non, no, non sto guidando, cioè, se tu mi dici guidando io. Infatti Femme, come ho detto, se fosse una cosa di autodifesa poi te lo farei, se fosse una cosa del puoi farlo non mi metterei a leggere a sparare persone a caso, no, sparare no, hai capito, è quello il punto. Moro, dove sei tu? Se fossi per autodifesa lo farei, sono più avanti. No. Più avanti quello dove? Che proprio... poi e che come to dico, ecco, forse prendere più avanti dall'altra parte del coso, ok, prendere cibo lo farei di più, forse lo farei, però è comunque rischioso, sì, no, è rischioso, però forse lo farei già di più, anzi è più rischioso rubare della punta che non rubare, che ma è pieno di benzina, Marco, vabbè, vai ma pensavo che era quello che avevo portato io che stava finendo. No, ovviamente va dalla situazione alla situazione. Sì, due speculazioni. Vabbè, dico, ovvio, Beowulf, cioè, ovvio. Io naturalmente, e qua si torna anche ai problemi, cioè, quelli che hanno fatto, cioè, gli studiati dell'esperimento di Stanford e dell'esperimento di Milgram, hanno avuto vari problemi psicologici seguiti subito dopo quell'esperimento, perché c'è una dissonanza tra quello che una persona pensa di essere e poi quello che effettivamente fa, ok? Questo impazzisci, è normale, semplicemente. Questo, cioè... è normale che io effettivamente non so come effettivamente reagirei, perché poi scattano cose come autoconservazione, adrenalina, eccetera eccetera eccetera. Io ti sto dicendo, ora a mente fredda non lo farei. Fine. Poi comunque sì, bisogna essere lì. Poi ovvio che bisogna essere lì, bisogna vedere cosa succede, eccetera. Però io non penso che per la mia morale non lo farei, e se lo facessi starei male. È questo. Non passo per di là, perché per 300, perché sennò ci mettiamo 70 anni in più. E tu mi dici, per 12 ore puoi ammazzare chi vuoi, io ammazzo la persona, dopo tutto il resto della vita però se l'ho ammazzato. Ho questo pensiero anche in testa io proprio. Beh, a caso poi magari, o anche proprio difesa. Dove andiamo, ragazzi? Non lo so, io ho bisogno di un'arma, quindi non bisogno di lootare. Quindi dobbiamo lootare qua, andiamo qui. Vero quello. Le tastiere dietro di notte non parcheggia le guardie, ma più i prigionieri. No, vai dentro, sì. Vai dentro a parcheggiare. Qui esperimento di notte. Cosa? Sì, di Stanford. Non le guardie, ma più i prigionieri hanno scoperto. No, anche le guardie. Non pensare che torturare le persone non ti cambi espressione. Hanno già lootato i prigionieri. Non pensare. Parano? A me. Da sopra, sì. A nord. Allora, colpito. È un po' diverso. Quello di picchiare i bambini o i vecchi casi di riposo. È un po' diverso, perché lì... Sopra dove? È veramente frustrazione. È verso 3.45. Cioè, è diverso da... Cioè, sono due colpi di carro. Sono gravi entrambi, ma è diverso sparare una persona o dare una sberla a qualcuno. È un po' diverso, diciamo.
ecco lì lo fanno con gli anziani, anche perché così si la sbella, quelli là non rompono più, e lì tanto il lavoro, così non hanno almeno da fare, lì è un po' diverso il concetto. È comunque una merda quello che fanno lo stesso. Aia, uno è a terra. Ok, un altro a terra. È the shot con il carro. E dovete ucciderli voi, io non ho niente. E andrei là e li picchierei per favore. Poi non è neanche un arma, secondo me sta facendo tipo un loro. Ma c'è uno qua a terra? Uno okay, l'ho ucciso, quello sopra è morto. Aspetta, lo luto allora. Yezar dietro. Ah, l'ho ucciso, mamma mia. L'ho luto. Ne avevi uno dietro e stava per uccidere. Lo so, ho visto anche perché non ho spinto. Ci sono un 4 per, un 8 per, ditemelo. Che belle queste. Era un M4 e un M16, questo lo prendo tutti e due io. La traduzione per non è bellissima comunque, guarda. Prendo l'M16. Però non sono morti subito. Cioè non uno sì, quello che ha ucciso Mark sa che è morto subito. Ok, è morto subito. Gli ho sparato in testa e è morto. Ok, perfetto. Sì. Allora è andato. C'è un per 4 qui. Puoi Yezar, darmelo. Poi vieni no, qua. Vieni, dai, armi le ho, vieni a prendertelo. Arrivo. Non so se c'ho no, ce l'ho a posto. Aspetta, armi sono a posto. Io. Dove cazzo sei? No, te l'ho preso io, aspetta. Ah, sei laggiù. Vabbè, rilascio la terra, sono qui. Ah sì, quello è un commento psicologico, però Sni, secondo me non è un commento psicologico quello, è proprio un... non è, cioè loro sono sempre così, la frustrazione li ha fatti diventare un po' così, ma non è un cambiamento effettivamente psicologico. Di cosa stai parlando? Della che le persone che picchiano vari bambini all'asilo o al... Quello non è un cambiamento psicologico, quello è proprio loro che sono... Qui secondo me... Non gli stravolgi le situazioni che andavano avanti loro. Loro sono sempre stati lì e a un certo punto. Ma lì, come ripeto, semplicemente perché è il lavoro. Lì. Sì, e sono trattano semplicemente per fare stare zitti. Una frustrazione di varie cose. Non è che loro gli hanno detto: guardate, potete anche picchiare se volete i vecchietti. No, qui c'è un 4 per, perché serve. Io ma se hai ancora 5-56 non gli stravolgi la vita, loro sono sempre stati lì. Perché se vuoi, cioè io ti do dei 7-62, ce ne ho 1000. Però no, mi servono neanche quelli. A me servono i 5-56 perché ho due armi con 5-56. Anch'io, e ho 30 colpi. No, ne do 33. Mi lascio il 4 per qua, se lo volete. Ce l'ho già. Tanto ne ho uno anch'io. Ne do 30, altre 30. Primi 30 li ho così. Grazie. Grazie. Il 4 per... a te serve il 4 per? A me non serve. Ce l'ho io, ce l'ho. Allora ci abbiamo tutti, vabbè. Ho il 2 per sull'M16 e il 4 per. Non ho tanti colpi verdi, però siamo. Che in verità potrei fare una cosa. Sì, sì, cioè, è un cambiamento psicologico, ma non è che ti ho stravolto la vita con una cosa, con un lavoro diverso. Dovrei tornare indietro. O dopo potete fare altro. Loro sono così. Avete colpi, fanno quel lavoro tutta la vita, magari. E basta. Li ho dati a tutti. Vabbè, non è che qualcuno gli ha stravolto la vita, non è che qualcuno gli ha detto puoi fare male ai vecchietti, non è che nessuno gli ha detto niente, loro sono diventati così da soli, è proprio diverso. No, quella è proprio la loro mentalità che è così. Cioè, non è che gli hanno cambiato completamente la vita e quindi gli hanno dato possibilità di fare quelle robe là. Quello degli insegnanti che picchiano i bambini si chiama sindrome di burnout. Ah, le drappate sulla testa. Ma no, tipo tutte le cose che si sentono nei telegiornali in questi giorni anche. No? Pulse, nell'esperimento quello che c'è più in Stanford, lì ti cambia proprio la vita. Ti dicono adesso tu sei così. Esatto, ti danno proprio. Non è che la tua vita è normale, poi tu hai deciso di fare qualcosa. No. È perché allora lì, allora anche chi fa fare rapine normalmente allora si se succedesse una notte diversa, così, quelle persone lì andrebbero direttamente già, sarebbero più propense a fare reati, ecco, quello sì, probabilmente, perché hanno già una mentalità già diverso. Più è perché allora anche chi tutto in colpo va a fare le rapine, il giorno prima magari è tranquillo e non è che qualcuno ha cambiato la mentalità, è lui che ha voluto far così. Sì. Ma infatti quello cioè, è un po' diverso. Torniamo là, cioè... È un problema della società in generale. Infatti Blade Falcon non è se tu fai la maestra o badare agli anziani, come fai a partire con quella mentalità. È che quelli lì sono già... Cioè probabilmente non volevano neanche fare il maestro. Ma non è detto, ragazzi. Per trovare lavoro l'hanno trovato, oppure ci sono arrivati a diventarlo semplicemente perché... Cioè, chiaramente, okay, come l'hai scritto te, sembra che tutti sono predisposti per farlo, cioè tutti gli insegnanti... Il fatto è frustrazione, ragazzi. Cioè, avete mai parlato con una persona stupida? Pensate di parlare... Cioè, immagino di sì, ok? Stupido.
perché è stupido, allora... non ho un esempio qua già dentro, quindi... Vabbè, infatti... Il fatto è quello, cioè, pensate di doverlo fare, cioè, io dico, non dico, oh, gli anziani sono stupidi, i bambini sono stupidi, ma è per un esempio, ok? Avete mai parlato con una persona stupida? Ora pensate di doverlo fare costantemente tutti i giorni. Esatto. Dopo un po'... Non è facile. Lo stress, la frustrazione sale. Sale. Sono sei... Ora, non sto dicendo che perché io, tipo, se sei frustrato puoi picchiare i bambini. Mia mamma fa l'insegnante. Assolutamente no. Esatto, no. Io non ce la farei mai a fare l'insegnante. Cambi lavoro, cambi scuola. Non è una questione di cambiare lavoro. È una questione di aiutare le persone che sono troppo stressate a tranquillizzarsi. Raggiungeteci. Stanno sparando. Moro? E tu, Moro? Hai Nico, sì. Ho ucciso il creatore da terra. Comunque che la nostra... Ma è maestra delle elementari. Sparano. È altamente proprio frustrata dal lavoro. Probabilmente che sa. Ok, l'ho atterrato, però che... sono. Lo so, arrivo. Stupidi, siete ragazzi. Siete nel gas, merda. Ne ho uccisi tre. Correte via. Corri, Marco. Ma muoio forse. No, ce la fai, ce la fai. Corri verso di noi. Ce n'è un quarto. Corri verso di noi, Marco. In caso ti aiutiamo da qua. In realtà dovreste riuscire a tirarmi su. Ma poi muori. Corro. Infatti non ho giustificato niente quello che fanno, però. Ma infatti io non sto giustificando. No, è una spiegazione perché c'è perché diventi così, non è un qualcuno ti ha costretto a diventare così, è proprio un autocontrollo tuo. Ma Eliazar, tanto lo sto tirando su. È inutile. Poi cade. No, perché al massimo ricade più vicino e lo ritiro su. Esatto. Non mi sembra tanto furbo come cosa. Li ho uccisi tutti, quelli che ce n'è ancora uno. Dove? No, ce la fa la macchina. Infatti, no, non lo so. No, ce la fa. Per fare un lavoro del genere, aspetta, arrivo. Come anche chi fa. È morto. È andato. Chi fa di infermiere, magari nelle zone. Se vuoi, possiamo andare a lootare. Marco. Dai, proviamo. Più che altro, non ho più colpi del 556. Deve essere pronto a tutto. Sì, prendiamo anche soggetto, la macchina, magari. Comunque, ma è ovvio che dipende dal soggetto. È stata una sub prima, Cippo. Grazie mille. Carneficina, mi ha dato la cifra. Gentilissimo, Cippo. Passa sul sito anche te. Sono fortissimo. Okay. Mi chiuro. Ma infatti, Amor, dopo... quello che sto dicendo è: cioè, assolutamente non va bene. Ok, non va bene picchiare i bambini, non sto dicendo quello. Ovvio che no. No, ma infatti chiaramente i bambini sono molto girabili, ma infatti chiaramente quelli che fanno ste cose è perché non ce la fanno, perché non esatto, perché sono... non sanno fare il loro lavoro, perché i bambini non li fai smettere picchiandoli, chiaramente. Andiamo, dobbiamo prendere la macchina e andare via. A prescindere da com'è la tua vita, da quello che è successo, da cosa è la tua giornata, non puoi mai fare questa qua. A prescindere, piuttosto dici non vado al lavoro, piuttosto. E piuttosto, ripeto da me. Cioè, a prescindere da tutto, c'è mai paura. Chi è lui? Marco, sali in auto. Andiamo in là. Una piccola donazione da un vostro grande fan. Vabbè, andiamo. Grazie per tutte le ore di divertimento che ci regalate. Un abbraccio a tutti, soprattutto a Marco e Moro. Grazie mille. Ora scendiamo qua, Marco. Grazie davvero. Aspetta. No, scendiamo qua e andiamo a come piedi. Come fai? Rischia di esplodere. Però siamo un po' distanti, Avviciniamoci magari. Infatti avviciniamoci con la macchina. Dai. E proviamo il più possibile. Infatti Baiano deve essere in grado di gestirli. Sì, ma infatti io dico, l'unica cosa che dico è, sono persone che non sono state in grado di gestire questa cosa. Però è una cosa che... Non va quindi così. Cioè, è una cosa che posso capire. Cioè, posso capire l'essere stressato, posso capire... Sì. Poi... Ovvio che condanno il gesto, non è da fare. Cioè, io posso parlare con una persona stupida, ma non è che per quello la picchio. Non è da fare, assolutamente. Ci sono altri modi. Se non sono in grado di gestirla, non la gestisco. Non è che la gestisco picchiandoli, semplicemente. No, infatti. Ho paura ogni singolo salto. Con esatto. Comprensibile, ma non condivisibile. Esatto. Ma infatti, cioè, dopo il fatto che scendiamo. Sì. La macchina che fa dei suoni che guarda. C'è gente davanti. Dove? Davanti cosa vuol dire? Ah, là è 30. Ok. Vogliamo sparare? No. 30. Sì o no? Entriamo nella safe prima. Sì. Entriamo nella safe.
Entriamo nella safe. Stai arrivando a casa? Sì, ma è anche insomma questione di non entra nella safe, per il lavoro, Mousetag. Aspetta. Se tu non riesci a gestire il tuo lavoro, cioè non riesci a gestire, se tu sei una maestra delle, un maestro maestra delle elementari, una seconda elementare, e non riesci a gestirli, o cambi scuola, o per qualcosa insomma. Non è il tuo lavoro, semplicemente non è il tuo lavoro, cambi, cioè, non puoi gestire di bambini, mica tutti sono propensi a fare tutto. No, devi avere molta pazienza, devi... Allora, come, devi come accudire gli anziani, stessa cosa. Ma ha shottato fortissimo, cioè un airdrop. Po- no, l'hanno già preso loro. Ah, sì, Marco, sì, perché stai morendo molto. Madonna. Sì, perché credo che dopo di questa crepo. Devi muori direttamente. Si stanno sparando con altri comunque. Hai notato, curati, occhio. Sto curando. Aia. Cazzo, hai notato che botta data. Dove sono gli Ezra? Sono a nord-est. Aia, no, questo non è a nord-est. No, mi ha sparato... Ho colpito in faccia. No, di quel panico. No. No. C'è qualcuno dietro di noi, ragazzi. Devi... ecco. Non sto capendo dove dentro. Devi gestirli... Ah, il silenziato, non capisco. Chiarli perché è il compagno di no, vattene, Ezra. No, mai fai niente. Ezra. A prescindere da... Se riesci a fare il No, ti troppo le cose credo che nella casa... Stanno sparando, credo andrò a terra a breve. Ho droppato munizioni. Ah, eccolo. Ci sono munizioni soprattutto. Io ho preso tutto, ho preso. Ok, perfetto. C'è anche il mini 14 se vuoi, No, no, non mi serve. Quello sì. Quello dobbiamo spostarci. Sì, quello sì. Se ne hai bisogno sì. E mi devo curare. Ah, c'è uno sopra la collina a 20. Sì, sì. Che sfiga, ogni volta in mezzo a due persone ci ritroviamo. Sì. Andiamo verso la safe. Il fatto che ci spareranno. Eh sì, sto notando, mi stanno già sparando. Non ho così tante cure. Ma infatti, Mostag, quello che penso sarebbe giusto è avere visto la possibilità della società di aiutare queste persone. Sì, quello sì. Perché queste cose si prevengono non evitando che queste persone vadano a lavorare, perché non è che lo sai da prima. Okay. Poi ovvio, se è un continuo... Ok, è andato di azzardo. Prima non l'ho ucciso però io. L'ho fatto scappare. Stavo dovete spostarvi, ragazzi. Ragazzi sì, andiamo. Venite qua da me, se riuscite. Anche se mi stanno sparando tantissimo. Forse conviene scendere qua in città. Sì, si vede quello potrebbe essere, infatti. Infatti, come tai notte ci vorrebbe... Amor, se vuoi, sono a Firenze, il 14! Un cretino, guarda. Vero, se vuoi parlare nella collina. Se vuoi parlare, sono al Media World i Gigli a Firenze. Li ho visti. Dalle 15 alle 19 circa. Sabato anche questo. Questo sabato. Dai. Anche di più, dai. No, no. Poi stanno parlando e scattano le 19, possono andare avanti fino alle 19.02. Però siamo in mezzo a 7.000 persone noi comunque. Stiamo qua dentro finché... L'airdrop andava a 140. Perché hai rotto la finestra? Tipo. Porca puttana, c'era una persona davanti a te sulla collina. Dell'airdrop probabilmente. Ah no, a destra, l'hai vista? Sì, l'ho vista, l'ho vista. 140, le vedo di fronte a me. Ma Moro, puoi anche non sparare? Te lo dico. Sì, sì. Essendoci 13 persone, voi siete circondati, potete anche non sparare. Sì, ma siamo dentro adesso. Su, ma sì, però non è che... Non colpisci. L'hanno colpito. Non tu, mi sa, l'hanno colpito uno... Io ne ho colpito uno. Sì, no, ma infatti, Giacuma, il fatto è che... Non lo so, cioè... Sai cosa? Buono. Parlo un po' della società in generale. Andare da uno psicologo... cioè, se una persona ti dice vado dallo psicologo, è come dire oh mio Dio, hai problemi, ucciderei qualcuno. Sì. Non per forza. No? Infatti. Venite qua dove sono io. C'è uno sopra la collina. Ok, uno l'ha atterrato. Venite qua dove sono io. Aspetta che uno l'ha atterrato. Ok, perché parte il gas tra un po'. Ma c'è uno sopra di noi, gli sto cercando di... Sì, no, ogni tanto non va, Moro. Il Mr. Carrot e niente. Influenza positiva, chi può dartela? Mi sa nessuno di noi, non lo so. Cosa? Qualcuno può dargli l'influenza positiva al povero Mr. Carrot. E l'influenza in che senso? Un po' di fortuna. Allora, io ti dico che... mi dovresti toccare... Io no, purtroppo no. Mi dovresti toccare... Ma chi sei, Monolis? Scusa. Tanto, Esprit, ricorda cosa c'è oggi pomeriggio. No. Vabbè.
questo pomeriggio c'è la live di Nvidia. Venite e guardateci mentre non vinceremo le ranked su Rainbow Six. Ciao, cazzarolo. Dai. A voi piace stare all'aria aperta? Mi sono incastrato, amici. L'ho ucciso. Okay, molto bravo. Moro? Sei incastrato? Sono incastrato. Per... No, perché no, merda sei andato. Ah, okay, ecco. Okay. Sono a 5 kg, sono Shroud. Beh, oh, 5 kg le fa appena. Dovresti almeno a 30 kg Shroud. C'è uno dietro di me, ecco, comunque. Vabbè. Ne ho ucciso un altro, sei! Ma infatti è sbagliato, è andato a giudicare la persona perché è uno psicologo. Poi... Dai, 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 mi stanno sparando anche io! Dietro il culo, dietro il culo! Lo so, è stato apposta, ovviamente. Sei proprio nel bisogno, cioè. Mi curo e che... poi... Ah no, ma siamo già nella safe. Tiro le granate! Brutta, anzi... Aspetta, 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 adesso... Moro, aspetta, gli bombardo le granate. Ah, è la granata di Marco? L'ho ucciso, quello è morto. Siamo contro 5, eh. Sono 5 rimasti. Ah, uno è là sopra. Ti ha tolto l'elmo, eh. Quello è l'altro punto. Perché non riesco? Ok. Ok, uno è terra. E uno è lì sopra. E l'altro è ucciso, sono morti tutti e due. Siamo contro 3. E chi era? Quelli veloce. Sopra la collina erano. Sì, a nord li ho uccisi. Sono morti tutti, no? Ne mancano 3, sì. Ok. Andiamo di... Andiamo verso la safe. Il più possibile. Ma cosa cavolo hai scritto? Dai, non aveva elmo, non aveva un cazzo questo. Yezar, questi qua in alto a destra, giusto, hai ucciso? Sì, a nord, sì. Ok. Che ce n'era uno sotto qui. Penso che ci sia un evento di musica. Merda, la safe è proprio all'aperto, comunque. L'hanno visti? Nord, sotto qua, l'edificio verde. Allora sono vivi quelli che mi stavano sparando. Ok, l'ho ucciso. Un colpo in testa è morto. Subito. No, sì, perché l'avevo crivellato. Buona. Mancano due. Mancano due, dai. No, ne manca uno. Due. No, due. Siamo in tre. Sono morto. Ah, siamo in tre, fanculo. Hanno sparato, credo, da est. Cazzo, è autocorno. Con una VM? Credo di sì, perché era un colpo secco. Mark, guarda tra i cadaveri se c'hai un... Qua faccio un cadavere. È un caschetto, perché non ce l'hai più. C'è la padella. Anche a me servirebbe. No, non aveva casco, infatti l'ho shottato in testa. Fammi guardare. No, non ha il casco, l'ho shottato in testa. Guardo comunque. Prendete le bevande e tutto quello che avete. Ah, gente, arrivano. Qui a est, dove? Qua vicinissimi. Li ho visti. Ok, l'ho ucciso, è morto subito. Manca uno, quindi. Sì, mica 4 kg ho fatto. Io ne sono 6. Infatti Marca, ha ragione su Mitty, già in prima persona su essere Shroud. Esatto. Mica in terza. Ok, ne è rimasto uno, eh. Attenti. Partito il gas. Entrate nella safe, entrate nella safe. Marco, stai facendo? Sei stato sulla salita. E lui probabilmente salire. È dalla parte opposta. Ho visto. Sto guardando oltre, saltando, ma... Eccolo. Dov'è? Dietro, indietro. Marco. 170. Ah, eccolo. L'ho colpito un paio di volte. Dai, tutti su lui. Caricone. Dai, che ora è nella safe lui, eh. Cioè, nel gas. Ok, sì. Vinta. Mamma mia. 6 kill ho fatto. Mamma mia. Fantastici qua. Sei pronto per oggi per Rainbow Six. Sono quindi. Prontissimo. Yes. Oh, mamma mia. Tra l'altro la prima che vinco in questa mappa. Anch'io. Buona. Ragazzi, dei bravi guaglioni. Direi che vediamo... questo è un bel modo per aspetta, finire. Adesso apro una cassa. Fammi vedere. Tanto, ormai siamo sforati. No, io ci dovrei essere intorno ai 900 dai. Punti, infatti. Non anch'io, tanto... C'ho un Minecrackers. Rider Crate qual è? Di MSN un random... brutto. No, prendi quello delle armi, quello a destra. Rider? Get Crate. Confirma. Rider Crate, sì. My Crate. A parte che io posso aprire queste perché ho anche le chiavi, eh? Use key. Ci vediamo dopo da Nvidia, sì, alle 15, mi raccomando. Esatto, mi raccomando, ricordatevi le 15, poi facciamo le ranchette. Dai, probabilmente faremo una storia io e Moro. Esatto, e chi non c'è è un po' stronzo. Esatto, è tanto stronzo, non è un po' stronzo. Ok. A meno che avete impegni improrogabili. Mi dice che non posso aprire la cassa con la chiave. Niente. Non posso aprire le casse, niente, le ho comprate ma non posso aprirle, quindi niente. A dopo. Alle 3, mi raccomando. E niente, è stata una bella live, abbiamo parlato un po' di anche di cose serie. Sì, è stato proprio bellino. Quindi più di così. Dai. Hai visto? Proprio bellissimi. Ciao. Ciao belli. Ciao.